Un saluto a tutti voi Pokéfan e benvenuti alla 31esima parte della mia guida a Pokémon versione Platino. Dunque, in questa parte esploreremo la città di Nemepoli e ne batteremo anche la palestra. Inoltre, credo di avere il tempo di andare anche al lago Arguzia. Comunque, incomincio questa parte dal centro Pokémon della città per parlare un attimo con Marzia. Brrr. Oh, ciao James, sei qui per sfidare il capo palestra? Spero di vedere Bianca presto, ma prima devo riscaldarmi per bene. Oh, sappi che Bianca usa Pokémon di tipo ghiaccio. L'ammiro davvero tanto, è così colta. Voleva allenarsi per me, con me, per imparare qualcosa sui Pokémon di tipo lotta. Sai, i Pokémon ghiaccio e quelli lotta sono come cane e gatto, infatti. Le mosse tipo lotta sono super efficaci sui tipi ghiaccio. Ok, incominciamo con l'esplorazione della città di Nemepoli, che ha poco da offrire se non questo Mew Tutor, che se non sbaglio funziona con i gocci, per imparare ai nostri Pokémon, può insegnare, non imparare, russare. Rispetto, altruismo, sintesi, magneta ascesa, ultima scelta, comete e baraonda. Un'altra cosa interessante, ovviamente, a parte la palestra, è il tempio che si trova qui a nord, che purtroppo però noi non possiamo ancora esplorare e visitare, perché non abbiamo il permesso, ma lo avremo nel dopo Lega, quindi forse lo faremo, insomma. Qui cosa c'è? Non ricordo. Non è che per caso è un Pokémon di tipo Medicham? Scambiarlo con Hunter? No. Se fosse stato un Gengar avrei preso un Medicham in pochi secondi, diciamo, nel modo più veloce possibile. Però dal momento che è Hunter, insomma, è un bel Pokémon, ma preferisco Gengar di gran lunga, ok? Prendiamo qualcosa al Pokémon Market, come delle Ultra Ball, che potrebbero servirci in futuro. Non vi sto neanche a dire perché, credo che lo potete capire tutti quanti. Delle iperpozioni e perché no, anche delle cure totali. Infatti, che sono molto importanti. Repellente Max, sì, ne prenderò altri 6, tanto per. Mi possono essere comunque utili. E poi anche di queste Pokéball, insomma. Scuro Ball ne prendo 6 e Timer Ball 10. Anche se queste costano molto. Comunque, perfetto, direi che siamo pronti per sfidare la palestra di Bianca, la fase della polvere di diamante. E devo subito spiegarvi il criterio di questa. Allora, è una delle più difficili della regione di Sinnoh, perché come potete capire cammineremo sul ghiaccio e il ghiaccio permetterà, come avete visto, di muoverci in una sola direzione fino a che non ci schianteremo contro il muro o ci fermeremo su questi pezzi di neve in questo modo. Inoltre, con la velocità della discesa dovremo riuscire a distruggere queste palle di neve in questo modo e arrivare appunto da Bianca, che si trova su quel piedistallo di ghiaccio. Ok, io userò principalmente Wildfire e allenando con gli altri con la condizione di esperienza. Ok, incominciamo con lo sfidare i primi fantallenatori. Ok. Perfetto, Wildfire contro Glalie, Zuffa. Io non sento l'audio dei Pokémon avversari, ma credo di aver capito che è colpa delle mie cuffie. Perfetto, One Hit Kill con Zuffa. Posso risalire subito a livello 40, bene, quindi ora posso cambiare tranquillamente la condizione di esperienza e darla al nostro caro Fairy. Anche se suona così, ecco, detto così suona male perché il nostro caro Folletto, vabbè, ok. Qui c'è un altro fantallenatore che è abbastanza difficile da raggiungere, quindi se non sbaglio questa era la strada e quindi l'ho deciso di farlo subito senza poi perdermi in altre aree della palestra. Ok, Sneasel, cosa fuoco basterà. Ecco, se avete uno Sneasel, un Pokémon che ha delle caratteristiche simili a Sneasel con una natura che diminuisce la velocità, siete veramente nei guai, perché Sneasel è un Pokémon sì veloce che ha un buon attacco ma che ha delle bassissime difese, quindi non è veloce con la natura che favorisce la velocità e quindi ha anche poche difese, quindi la maggior parte dei colpi dei Pokémon che vi troverete davanti, anche se non hanno un attacco distruggi tutto, insomma, vi riusciranno a buttare giù e agiranno anche per primi, insomma. Ok, terza fantallenatrice, andiamo così spediti, che mi piace. Ok, Snorunt ha protezione, giustamente. Mi mancava qualcuno che usasse protezione contro di me. Ok, fuori, il primo. Poi c'è un altro Snorunt e credo che ci sia anche un terzo Snorunt a questo punto. Bracere, questa volta agiamo prima noi, infatti non credo abbia fatto protezione, quindi
Feri a livello 40 che sta cercando di imparare esclusiva, no grazie. E poi c'è Glary. Perfetto, un'altra zuffa, anche se vorrei cercare di non usarne troppe per conservarmi almeno 2 pp per la sfida contro Bianca. Ok, fuori Glary. Perfetto. Ok, ora che anche Feri ha raggiunto il livello 40 posso tranquillamente cambiare diciamo condizione di esperienza e dare un'altra volta a Poison Ray. E poi vi dirò perché. Ok, vediamo un po'. Perfetto, raggiungiamo questo fantallenatore e possiamo distruggere in questo modo anche le palle centrali che ci potranno dare fastidio, perché poi vi mostrerò la strada da fare per raggiungere Bianca. Ok, zuffa su Piloswine perché con una mossa di potere potrebbe farmi molto male, quindi noi lo one shottiamo e ce lo leviamo dalle scatole in modo che non ci possa colpire con una forte mossa di tipo terra, appunto. Perfetto, qui non posso andare da nessuna parte, ottimo. Dovrei trovare un'altra strada, che sicuramente è da queste parti. Ok, fantallenatore, rimangono... no, rimane soltanto quell'altra, diciamo, alla mia destra, insomma, più in basso, dopo questo. E abbiamo finito con i fantallenatori, quindi dovremo solo dedicarci alla rottura delle palle di neve. Perfetto, Snover, ruota fuoco ovviamente. Non ha senso usare Zuffa contro di lui. Per un pelo Wildfire non raggiunge il livello 43, ma lo raggiungerà contro questo simpatico Gneasel. Ancora ruota fuoco. Perfetto. Fuori. Ok. Livello 43. Ottimo. Perfetto. Bene. Ora possiamo distruggere tutte queste 5 palle messe in fila. E ok, no, niente ok, nulla, scusate. Ora devo trovare una via che mi permetta di raggiungere appunto queste. Perfetto, rotto qui, manca soltanto quella centrale. Ok, quella centrale che si trova più in alto di quelle scale che abbiamo appena, su cui siamo appena passati, che si rompe così, ah no, non così. Sì, è un continuo fail in queste, diciamo, che faccio per distruggere queste palle, insomma. Ok, stavolta ce l'ho fatta. Però vorrei sfidare anche quella fantallenatrice che rimane, se non sbaglio. Credo sia femmina. Ecco, quella lì che vedete alla mia sinistra ora. Ecco, se riuscissi a raggiungerla, magari... Ok, si fa in questo modo. Perfetto. Dopo questa lotta saremo pronti a sfidare Bianca, perché abbiamo liberato la strada. E questa ha 3 Pokémon, insomma. Questa, mamma mia, che termine un po' offensivo. Non è molto bello da usare. Vabbè, comunque. Brutto colpo contro Sneasel, Bracere. Buono, anche se inutile. Snorant. Ovviamente utilizzerò ancora Bracere. Fuori. E poi c'è... un altro Snover, perfetto. Ok, scendineve, ruota fuoco. Non dovrebbe danneggiarmi se lo butto giù con un colpo solo, quindi perfetto. Ottimo. Bianca, arrivo. Ok, vediamo. Mi devo posizionare qui in mezzo e fare tutto così. Perfetto. Ok, bene, direi che siamo pronti. Incominciamo. Vuoi sfidare Bianca? Perfetto, stavo aspettando un allenatore abile. Ma ti avverto, sono forte perché so come concentrarmi. Pago il modo, amore, tutta questione di concentrazione. Ti mostrerò cosa intendo. Preparati a perdere. Ed ecco qui Bianca. Lotta in palestra per la nostra 7ª medaglia nella Regione di Sinnoh. E ne prenderemo un'altra per un po' di tempo, insomma. Ok, parte con Sneasel. Ovviamente io userò ruota fuoco. E lo butterò giù. Anzi, la butterò giù con un colpo solo. Ovviamente. Ma i problemi arrivano con... non neanche con Piloswine. State tranquilli. I problemi arrivano con... vedremo. Ok. Zuffa. Perfetto. Fuori. Piloswine.
Livello 41 per Poisonry. La prossima scelta sarà Frozless. Qui arrivano i problemi. Perfetto. Mica tanto, vabbè. Ora credo di fare una provata e predictarla, perché Frozless è una femmina. Ok, Fairy. Ecco, magari, ecco. Se avessi tenuto Infernape avrebbe usato Psichico, sicuramente. Ancora doppio team, ti prego, non incominciare con doppio team, perché altrimenti non la finiamo più. Bene, un bel colpo di Psichico gli si sta bene, ottimo colpo. Ora però c'è la Bacca Cedro, quindi direi di utilizzare Foglia Magica. Caspita, anche Palla Ombra. Veramente molto pericoloso questo Frozless. Farò un po' di danni e ora la predicterò ancora, spero. Wildfire. Spero sia più veloce. Perfetto, vedete? L'ho predictata. Ho fatto Bora. Io la provo a far fuori con Ombra Artigli. Ecco, ora fa Psichico e c'è Wildfire. Perfetto. Beh, non è servito a nulla praticamente. Ho solo perso tempo. Va bene. Ora dovrò usare Morso su di LED contro Frozless, anche se non sarà facile colpire. Ecco, appunto, perché lei ovviamente usa doppio team. Tra l'altro, se ci fosse stata la grandine sarebbe stato ancora peggio. Brutto colpo, complimenti. Mi sta mettendo in difficoltà Frozless. No, non ha senso tenere Frozless. Vai, vai. Bora fallisce. Ah, acciaio, perfetto, sì, è fatta. Fuori Frozless. Bravo Poisonry, è sempre il migliore, ragazzi, ve lo ricordo. E poi c'è Abomasnow, che non è il suo Pokémon più forte, ma è il suo Pokémon di riferimento, perché lo usa anche nelle anime. Ok, utilizzare Volo all'acciaio per i denti è uguale, insomma. Utilizzerò Volo. Dal momento che Abomasnow è debole a tutte e tre le mosse. Volo è, insomma, stabbata, quindi dovremmo essere sicuri di farlo fuori. In realtà no. Hydro Pulsar? Perché questa mossa? È molto strano. Vabbè, ora voglio provare Veleno Denti. Dai, che è finita. Perfetto. Ecco, pensavo che Frozless mi avesse dato meno problemi, ma in realtà è stato un po' duro. Acci picchia se sei forte, hai tutto il mio rispetto. Con la tua concentrazione ci hai proprio sorpreso. Ah, dimenticavo, dovevo darti questo. La medaglia Ghiacciolo, da Bianca. E siamo a 7. Perfetto, possiamo usare Scala Roccia, che io ho insegnato al mio simpatico Geodude. E poi c'è l'MT-72, che è Slavina. Una sorta di rivincita di tipo ghiaccio, che però non funzionerà semplicemente quando avete agito dopo il nemico, ma dovete essere stati colpiti dal nemico. Però è un po' più potente di, insomma, rivincita, ecco, ci siamo capiti. Ok, ricarichiamo la squadra. Anzi, rimettiamo in sesto, perché ricarichiamo sembra quasi che la squadra sia un apparecchio elettrico. E direi di prendere Geodude. Perfetto, eccolo qui. Direi di togliere un attimo Sandy. Solo per questo momento, e poi nella prossima parte ovviamente ritornerà Sandy. Mi sembra giusto. Ok, andiamo alla Garguzia. Alla di Garguzia, è uguale, insomma. Ok. Bene, dovrò usare un repellente perché non ho voglia di incontrare uno Sneasel, uno Snover o qualsiasi Pokémon di tipo ghiaccio che si può trovare appunto qui. E dobbiamo risalire con Scala Roccia. Ok, Geodude per fortuna la può imparare. Tra l'altro vi consiglio di prendere questo oggetto qui, che è Terror Panno. Permette di far evolvere Dusclops in Dusknoir tramite lo scambio. E ci siamo! La Garguzia. Non te la cavare così, Team Galassia. Come? Ho già finito? La tua squadra di Pokémon non è male, ma tu non vali una cicca. Che devi davvero rimanere a salvare il Pokémon del lago? E diventare campione di Pokémon? Sì, continua a sognare, Poppante. Ma fa freddo qui. Torniamo alla sede di Ripevoli. Torniamo? Ci conosciamo, vero? Dai Popoli, se non sbaglio. Ascolta, Team Galassia ha in cantiere qualcosa di enorme per il bene di tutti. Per questo dovresti cercare di non metterti in mezzo. Non venire a pendicolare per i poveri Pokémon su dove agire nel genere. Non venire a perdere il tuo tempo alla sede di Ripevoli. Basta, è ora di andare. E noi andiamo da Barry. Sì, proprio così. Il Team Galassia ha avuto la meglio. Quel Pokémon, come si chiama? Yuxi, stava soffrendo.
diventerò più forte. Non è questione di vincere o perdere, questo non basta. Devo diventare più forte. Non basta voler diventare più forte e nuotare di sempre. Bisogna fare dei sacrifici e avere grande determinazione. Ok, Barry incomincia a capire qualcosa. E come ha detto Giovia, noi non andremo nella prossima parte della serie dei rubevoli del Team Galassia, ovviamente non ci andremo. Quindi, non lo so, non saprei proprio dirvi qual è il nostro prossimo obiettivo. Comunque intanto, spero che questa parte vi sia piaciuta. Dal vostro James Pokémon è tutto. Ciao a tutti ragazzi!